Giro del suolo, buona vista al posto Torino della Peña, ben spintoso di Santiago di Compostela e Spagnolo. Tutti ragazzi, allegria, gli amici di tutti voi. E il calcio, lo sport più bello del mondo. Ha vinto il vero football. Che avevo detto io, ragazzi? Che vi avevo detto io della Spagna che avrebbe vinto ieri? Grande partita, big match, 2-1 termina in favore delle Furie Roque Spagnol. E per loro i marcatori sono rispettivamente Nico Williams e Azzaballa per l'Inghilterra. Nel frammezzo 1-1 viene segnato nell'intervallo da Cole Palmer, si chiama. Tutti i nomi, Nico Williams, Cole Palmer e Miguel Oyarzabal. E quindi bellissimo match, la Spagna alza il trofeo, io pingo la schedina, ormai siamo arrivati a 9 schedine consecutive perché ho beccato anche l'Argentina, alza il trofeo della Copa America, sono 18 euro, non si già 18 euro insomma, così 19 euro. Mi soffio il naso, mi sto soffiando il naso. No, Dani Olmo, no. Mi sto soffiando il naso. Cugino Bambi. Bene ragazzi, spero che vi siate divertiti vedendo questo big match. La mia opinione è che la Spagna ha meritato fin dall'inizio di vincere l'Europeo perché veramente ha dominato ogni partita. Anche se una l'ha vinta un po' a fortuna, un po' a culo a quella, dire quella contro di noi perché un autogol l'ha vinto, Anche se ha avuto più occasioni, però sempre un autogol l'ha vinto, poteva finire il 0-0 senza quell'autogol. Vediamo un po' i pareri qua che dite, senza inquadrare. È vero che poteva finire 0-0 senza quell'autogol? Spagna-Italia, che dite? Poteva finire 0-0 se non fosse stato quell'autogol? Sì, l'abbiamo aiutata. No, no, era il girone. Ma non quello era il girone, 0-0. 1-0, 1-0. No, no, il girone erano passati con un punto in più, tra l'altro. 5 punti al Ma si può stare? Sì, 4 punti. Ah, Vabbè, si può stare sì, dico, vabbè, dai. Tu mi avevo già fatto partita. La Svizzera, vabbè. Però io ho detto la finale sarebbe stata Spagna-Italia, cari ragazzi. E quindi la Spagna comunque in finale è arrivata. L'Italia no, però. Io lo sapete perché ho detto Spagna-Italia, ecco, lo dico qua in diretta, dai. Salutate tutti in alto, dai. Ciao. Ecco qua. No, perché io pensavo che la Spagna sarebbe dato il filo da torcere. Infatti così è stato, durante l'Europeo è stato il filo da torcere. Però dopo siamo riusciti a passare i gironi lo stesso. In finale avrei voluto avere la mia rivincita contro la Spagna. Invece purtroppo è stato così. Grazie a tutti. Vabbè, la Spagna è fuori. Grazie a tutti. Scherziamo, d'accordo? Però la Spagna ha meritato. Grande Spagna e grande Argentina che chiude i conti con un gol di Lautaro Martinez. Spagnolo, il toro, guardate tutti il toro. Buona la prima, con la rima vinciamo la prossima schedina, buona la prima.